Buongiorno, benvenuti, sono Chiara dell'Agenzia Immobiliare Frontini e oggi siamo a Cislago, frazione Massina, per vedere gli aggiornamenti di questo cantiere di due ville singole stupende. Adesso hanno tolto il ponteggio, hanno quasi finito le facciate, per cui è cambiato completamente l'aspetto anche degli interni. Fuori chiaramente ancora un cantiere, vi ricordo che sono due ville con accesso carraio in comune con un vialetto privato e poi lì vediamo che ci sono il box e il posto auto per uno chiaramente per ogni villetta. Adesso andiamo a vedere gli interni, tra l'altro sono già state fatte in parte i muretti delle recinzioni, per cui questa villa qui davanti avrà tutta l'area di proprietà delimitata dalla recinzione in questa posizione, con i due lati di giardino sul retro. Questo è l'ingresso, il futuro ingresso della casa, dove ci sarà la porta blindata. E ci troviamo nella zona giorno, illuminata da questa splendida apertura sulla parte di area esterna privata, con un serramento che avrà queste dimensioni, per cui una illuminazione molto, molto generosa per questo locale. Adesso è tutto intonacato di bianco, per cui si vede già di più gli spazi, la luminosità degli ambienti. Abbiamo la scala che sale alla zona notte sopra e poi la cucina aperta sul soggiorno, ma che per metratura si può definire tranquillamente abitabile, con la possibilità di fare tutta una cucina angolare con la finestra sopra magari il piano di lavoro piuttosto che un lavello. Apertura dalla porta finestra che va nel portico coperto. Spazio molto bello, riparato dalle intemperie e dove poter pranzare o fare colazione al mattino. E da qui godiamo inoltre di tutto il giardino che fa il giro sui due lati e affaccia poi qui sul box. Anche sul posto auto privato. Anche l'area esterna di fianco al posto auto è privata e si può usare anche quella per mettere delle piante. Il giardino arriva praticamente fino al muretto che si vede lì. L'altra villa ha un giardino ancora più grande, con la possibilità inoltre di acquistare una porzione di terreno agricolo in aggiunta fino a 600 metri, per cui diventerebbe un giardino molto grande, stupendo. Qui verrà posizionata la pompa di calore, ricordo che le case sono in classe A, senza gas, con pompa di calore, quindi tutto elettrico, alimentato anche da 6 kW di pannelli fotovoltaici. Ovviamente abbiamo il riscaldamento a pavimento in tutta la casa, i serramenti sono in PVC triplo vetro con tapparelle elettriche in alluminio. Dimenticavo, in giardino abbiamo anche una cisterna di accumulo delle acque piovane con la pompa per utilizzare l'acqua per irrigare il giardino. Da qui ci spostiamo nella zona notte, ma prima vediamo questo ripostiglio molto grande e sfruttabile per metterci quello che si vuole. E abbiamo la camera da letto, anche questo ovviamente con porta finestra di accesso al giardino. Tutti i locali ovviamente sono predisposti per l'aria condizionata, sia qui in soggiorno che sopra, e abbiamo anche la predisposizione per la ventilazione meccanica. E poi il bagno, bello grande, ampio, e è prevista al momento una doccia, water bidet e un lavabo, volendo si può mettere anche con due rubinetti, doppio lavabo, insomma, perché è molto molto grande e spazioso come spazio. Adesso andiamo a vedere la parte sopra.
Siamo nel pianerottolo di ingresso dalla scala, ovviamente, scala che è illuminata da una finestra, per cui anche un bel vano scala luminoso, e troviamo subito la stanza più grande. Questa può essere utilizzata come camera o magari zona gioco per i bambini, come si vuole. È un locale davvero davvero grande, per cui si può fare tutta una parte di armadi piuttosto che con una scrivania per poter studiare o lavorare, e ha l'accesso al terrazzo che adesso vediamo. Ricordiamo che questi locali sono agibili non abitabile, ma hanno un'altezza minima di 1,80 m, per cui sono assolutamente sfruttabili in tutta la loro metratura. Usciamo sul terrazzo ed eccoci qui. Anche questo ovviamente coperto, per cui si può stare magari su un bel divanetto, anche se c'è una leggera pioggerellina. Tra l'altro il tetto, ricordo che è in pannelli coibentati in lamiera, per cui antigrandine sostanzialmente. Adesso qui ha piovuto, per cui non è ancora stato fatto il pavimento con l'inclinazione per lo sfogo dell'acqua, ma come vedete la metratura di questo terrazzo è molto bella e verrà poi chiaramente messa una ringhiera di sicurezza in tutto il perimetro. Chiaramente sulla facciata è presente un cappotto e oltretutto la parte inferiore del cappotto è fatta con un materiale rinforzato, quindi più resistente rispetto al resto, per magari i bambini che vengono, tirano calci, insomma possono danneggiarlo in questo modo, è al sicuro. Subito di fianco a questa stanza troviamo il bagno, anche questo molto grande, di generosa metratura, dove è stato previsto il bidet, il water, una doccia bella grande e lo scarico per ovviamente un lavandino e la lavatrice in questa posizione, dove sopra si può mettere anche l'asciugatrice. Vediamo inoltre gli altri due locali, che sono tutte e due finestrati, perché qui non ci sono velux ma solo finestre che illuminano tutto il piano, e sono altri due spazi, altri locali aggiuntivi che si possono utilizzare. Quindi abbiamo un totale di tre locali camera a piano sopra più quella a piano sotto. Ci troviamo qui invece nell'altra villa, nella zona giorno sempre, per vedere la differenza, leggera differenza rispetto all'altra casa e poi l'area esterna di questa casa. Qui abbiamo possibilità di vederla meglio perché non c'è l'ingombro in mezzo, chiaramente. A differenza dell'altra abbiamo sempre un serramento molto grande di accesso al giardino, ma è posizionato su questo lato dove ci sarà tutto il giardino di proprietà. Ovviamente poi adesso c'è la gru, per cui non si capisce, ma qui abbiamo un giardino su tre lati, quindi più grande, oltre al pezzo di ingresso ovviamente. È stata fatta anche la doppia predisposizione per gli attacchi della parete della TV, per cui si può mettere sia su questa parete di fianco all'ingresso, sia invece da questa parte, dove eventualmente se no ci sta anche un bellissimo tavolo allungabile per mangiare in tanti. La differenza rispetto all'altra casa è questa parte di parete, che nell'altra casa non è stata realizzata, invece qui c'è, ed è un piano di appoggio in più per fare magari una parete con pensili alti per il forno, per il frigorifero e altro. La dimensione della cucina è la stessa, bella grande, angolare, e volendo ci sta anche un tavolo per mangiare qui direttamente in cucina se non lo si vuole tenere in soggiorno. E poi sempre qua abbiamo l'affaccio sul portico esterno, anche questo ovviamente coperto, e da qui si può vedere il giardino, che è previsto da progetto 5 metri di distanza dal portico, ma volendo si può, come dicevo prima, aggiungere la parte di terreno agricolo per avere un giardino grande, stupendo,
con vista su tutti i campi, quindi nessuno che ti guarda dentro, dove poter allevare cani, fare una zona per i bambini, per giocare con i giochi, scivoli, piscina, tutto quello che si vuole, insomma. Se volete una casa in classe A, ovviamente nuova, con degli spazi molto generosi e la possibilità di avere un giardino davvero unico e difficilissimo a trovare nelle nuove costruzioni, questa è decisamente la casa per voi. Non vi resta che chiamarci e fissare un appuntamento. Grazie.